Signori di YouTube, bentornati nell'ultimo video del 2020, meno male, oserei anche dire. Oggi un video un pochettino diverso dal solito, andremo a vedere i rebrand che ci sono stati durante l'anno 2020, prendendo chiaramente solo qualcuno perché sono tantissimi. Prima di iniziare, come sempre, sigla. Allora, dicevamo appunto, no? Sony, partiamo con il primo rebrand, che in realtà non è un vero e proprio rebrand perché l'azienda non ha cambiato logo, ma ha cambiato il logo della sua applicazione, quindi del suo prodotto. Parliamo di Adobe, che cambia il logo della sua Creative Cloud, che contiene tutte le altre applicazioni che vende, quindi Photoshop, Illustrator, InDesign. Rebrand semplice perché si passa dal classico rosso e bianco di Adobe a un bianco e rainbow, quindi un arcobaleno di colori, che però è un gradiente che prende tutti i colori di tutte le applicazioni che Adobe vende. Un altro logo che cambia nell'anno è Fisher Price, che passa da 4 semicerchi a 3 semicerchi, che rappresentano i 3 fondatori appunto dell'azienda di giocattoli. Torniamo nell'ambito tech con i loghi più criticati di quest'anno, ovvero quelli della Google Suite, che comprendono Gmail, Maps, Calendar, Notes, eccetera, eccetera, eccetera. Questi loghi vanno a evolversi assieme alla concezione che ha Google di creare una suite, quindi un universo per le sue applicazioni, e in questo caso, come possiamo vedere, tutte le singole applicazioni riprendono i colori principali dell'azienda americana. Passiamo avanti. Andiamo da Intel. Il logo diventa decisamente più semplice di quello precedente perché sparisce quel cerchio che più o meno conteneva la scritta, però cambia un piccolo dettaglio, ovvero il puntino sulla i che diventa un quadrato. Quel quadrato lì cambia colore in base al settore o comunque al tipo di prodotto che l'azienda vende. Quindi arriviamo poi all'automotive, quindi abbiamo Kia che cambia logo, passando da quello semplice con l'ovale e la scritta in mezzo, diventa un logo molto più spigoloso, molto più accattivante, soprattutto per il fatto che dal 2021 l'azienda sudcoreana inizierà a produrre macchine plug-in, hybrid, eccetera, e il logo va a rispecchiare il loro futuro obiettivo a livello di mercato. Anche BMW cambia il proprio logo, spariscono elementi ormai ininfluenti per un'azienda che obiettivamente è fin troppo conosciuta sul mercato. Spariscono le ombre, le luci, le cromature, diventa piatto, utilissimo per tutti i tipi di media al quale l'azienda ovviamente deve e può puntare. L'ultimo, che è quello probabilmente più importante, è quello di Nissan, che cambia anche in questo caso la propria brand identity, passa dal cromato grigio e nero, perfetto per le macchine, forse un pochettino antiquato, ad un logo piatto, nero, bianco, qualsiasi colore praticamente è utilizzabile. L'ultimo rebrand che vi porto è quello della 20th Century Fox, acquistata da Disney nel 2019, perde parte della sua intestazione e appunto viene semplificato in 20th Century Television, in questo caso una mossa da parte di mamma Disney che va a semplificare un suo prodotto, anche perché appunto ormai la Fox è sua, fa un po' quel cazzo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo interessantissimo video. Vi invito come sempre a lasciare mi piace, a iscrivervi al canale, a commentare il video se siete d'accordo con i rebrand che sono stati fatti, o se ne avete altri che avete visto in giro, vi sono piaciuti. Noi ci rivediamo nel 2021, settimana prossima, no? Ciao ragazzi, all'anno prossimo!